Amici, bentornati, bentornati ad Altro Campo. Questa sera parliamo di basket con Andrea Bausano, dirigente del settore giovanile della squadra PMS di Moncalieri. Prima del break stavamo parlando un po' di come è evoluto lo sport in questi anni in Italia e delle caratteristiche fisiche che vengono sviluppate giocando a basket più che di quelle necessarie per iniziare questa attività. Andrea ci stava spiegando che in realtà quello che manca oggi nelle squadre italiane forse è più la velocità, la rapidità, la bravura dei piccoli che invece la presenza dei lunghi. Noi abbiamo fatto un'intervista a due ragazzi della PMS proprio per sentire anche dalla loro viva voce, questi ragazzi dell'Under 19, cosa voglia dire giocare a basket. Andiamo a vedere quest'ultimo servizio. Abbiamo Luca Fratucello e Andrea Ottone che giocano appunto nella PMS. Siamo qua con due atleti della squadra Under 19 della PMS, Luca e Andrea. Come mai hai iniziato a giocare a basket? Ma guarda, è cominciato tutto da mio padre, che fin da piccolo, lui era un ex giocatore, anche lui nelle giovanili, e mi ha trasmesso, diciamo, questa passione, ecco, per la pallacanestro. Boh, cominciavo così ai campetti con lui a giocare e poi mi sono iscritto e boh, niente, ho continuato a giocare e boh, mi piace tuttora, adesso gioco e boh, niente. Va bene, la stessa domanda per Andrea, come mai? Ho i miei parenti che hanno sempre giocato a calcio, tutti i miei parenti giocano a calcio e mi hanno fatto provare, solo che a me non piaceva tanto, quindi ho cambiato, ho provato a cambiare all'età di 5 anni e ho provato subito il basket e appena sono entrato nel campo non sono più riuscito ad uscirne. Parla di nuovo Luca. Quando sei entrato nell'universo PMS, precisamente in questa società? Diciamo che è cominciato tutto 3 anni fa, quando io giocavo a San Mauro, appunto, e dopo aver trascorso, diciamo, 8 anni nel San Mauro, mi è arrivata questa, diciamo, proposta, tra virgolette, da Stefano Comazzi, che mi ha invitato appunto a venire a giocare qua a Moncalieri, e io ho accettato e boh, La stessa domanda per Andrea, il tuo ingresso in PMS, come mai? Allora, io da tutta la vita che sono a Moncalieri, cioè ho proprio incominciato a Moncalieri. E col passare del tempo però tutti i miei compagni se ne andavano, magari non gli piaceva l'ambiente o preferivano cambiare, io invece sono rimasto quando c'è stata l'unione con Moncalieri San Mauro, che siamo diventati PMS appunto, mi hanno chiamato anche a me, quindi sono andato. L'aspetto che trovate più divertente in questo fantastico sport che è la pallacanestro. Vai Luca. Ce ne sono tanti gli aspetti, l'aspetto della squadra, l'amicizia, lo spirito sportivo. Trovo che sia un ambiente spettacolare, diciamo. Sentiamo Andrea. Beh, entrare nel tangolo di gioco è sempre bello, tenere la palla in mano anche solo. Cioè, sono tutti piccoli gesti o piccoli oggetti che rendono questo sport per me magnifico. Invece sentiamo se c'è qualcosa che, nonostante la grande passione, qualcosa che invece
non piace oppure crea dei piccoli fastidi? Qualcosa che non piace del basket, Luca? Qualcosa che non piace del basket? Arbitraggio. Boh, scherzo, qualche volta fanno qualche fischio di troppo, boh, si accetta lo stesso. Sentiamo Andrea. Invece, boh, forse mi dispiace solo per il poco tempo che si può passare con gli amici, perché è comunque uno sport impegnativo, bisogna focalizzarsi soprattutto su questo e lasciare un po' da parte gli amici, però per il resto, come ho detto prima, è fantastico come sport. La palla è mia o me la date o la tenete voi? No, è uguale. Va bene, ciao, grazie ragazzi, ciao. Bene, abbiamo visto questa intervista a Luca e Andrea della PMS, torniamo qui in studio con Andrea Bausano, concludiamo un po' la nostra chiacchierata e volevo sentire un po' dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza personale, cosa voglia dire oggi occuparsi di basket. Tu adesso sei dirigente di questa società che ha degli obiettivi importanti da costruire nel tempo, sei stato per lungo tempo allenatore. Immagino avessi iniziato come giocatore. Sì. Ecco, a quanti anni hai iniziato a giocare? Tardi, seconda media, quindi comunque non prestissimo. Diciamo che la parte di mini basket non l'ho fatta, a dimostrazione che comunque si può anche iniziare in una fase successiva e non per forza da piccolissimo. E poi sicuramente terminato il settore giovanile ho iniziato ad allenare. E dopo un periodo, diciamo, sono entrato negli ultimi 2 anni in questa nuova veste dirigenziale, a occuparmi un po' di tutti quelli che sono gli aspetti del settore giovanile, sicuramente un compito diverso. Ecco, appunto, come allenatore qual è il pensiero che si ha al mattino quando ci si sveglia? Ah, tanti, se uno non è arrabbiato ancora dalla sera prima, sicuramente ha come provare a migliorare i ragazzi su tutte le cose che sono sul campo, le cose che stanno fuori dal campo, che possono condizionare ciò che sta sul campo. Sicuramente in una veste dirigenziale penso che la cosa, se parliamo di ragazzi, la cosa migliore è mettere tutti nella condizione di poter fare al meglio ciò che devono andare a fare. Come dirigente magari ti svegli pensando a come far migliorare i tuoi allenatori. Anche, sì. Ma quali sono le cose di cui ti occupi come dirigente? Diciamo che io mi occupo di tutta l'attività organizzativa, tutta la fase che precede ciò che poi dopo succede sul campo, e quindi dai rapporti con la federazione, ai rapporti con i comuni, al rapporto con gli impianti, ai rapporti con le altre società che con noi collaborano, a tutto quello che è il reclutamento e quindi alla possibilità di avere ragazzi da altre società per poi venire a giocare da noi, a tutto ciò che è la parte di ragazzi in uscita dal nostro settore giovanile che vanno verso altre realtà, ecco, vari eventuali. Io quando penso all'attività di un dirigente sportivo come questa che ci stai descrivendo, penso un po' come un grande monopoli, quindi hai delle risorse, devi decidere se investirle su Vicolo Stretto o Parco, o Parco della Vittoria. Io so che voi a questo proposito avete, oltre all'obiettivo di sviluppare moltissimo quello che insomma chiamo vivaio, quindi le squadre giovanili, state anche facendo reclutamento, avete appena aperto una foresteria. Sì. Cosa significa, cosa vuol dire? Ma allora, per noi sicuramente è stato un passo importante, perché a oggi, cioè fino alla scorsa stagione, noi reclutavamo solo dove i nostri mezzi, inteso i pulmini, potevano andare a recuperare dei ragazzi e portarli a fare allenamento nelle varie sedi. Diciamo che ci siamo strutturati in maniera diversa, o comunque abbiamo iniziato questo passo, abbiamo preso un appartamento, all'interno di questo appartamento vive un tutor e in questo appartamento sono arrivati dei ragazzi provenienti da tutta Italia, in questo momento i ragazzi sono 3, un piemontese, un ragazzo di Castellammare di Stabia e un ragazzo di Teramo. E questo sicuramente ci dà più ampio respiro, perché abbiamo la possibilità di non essere limitati nel cercare nuove risorse per il nostro settore giovanile, ma possiamo spaziare. Sono 3 ragazzi, 3 talenti che altrimenti non avrebbero potuto giocare qui a Torino, e voi li avete
presi, ovviamente immagino dobbiate occuparvi non solo del loro basket, ma anche di tutto quello che ci sta intorno. Sì, diciamo che ho 3 figli in più. No, no, sicuramente tutto, la scuola, quello che è la scuola, quella che è la parte di vita. C'è una signora che cucina, che sistema, c'è un ragazzo che vive con loro e gli coordina l'attività quotidiana extrascolastica, l'attività sportiva, perché poi vengono da noi principalmente per giocare a basket, cioè quindi ci deve essere un occhio attento alla scuola e tutti gli altri aspetti, ma sicuramente la parte cestistica è una parte importante all'interno della loro giornata. E come sono stati selezionati? Beh, attraverso tutta una serie di, diciamo, di appuntamenti che ci sono durante l'anno precedente, c'è la possibilità, c'è diciamo una rete di contatti, c'è l'occasione di vederli, si va a vedere i ragazzi magari giocare le partite di campionato piuttosto che gli appuntamenti istituzionali a livello italiano come il trofeo delle regioni e quant'altro, e di lì poi dopo si decide chi andare a prendere o meno, sempre che loro ovviamente siano disposti e volenterosi di venire. Questo oggi in Piemonte è l'unico polo di attrazione per giovani così, insomma, di 15 anni che vogliono giocare a basket, o ce ne sono anche altri? No, penso che comunque in Piemonte ci siano delle realtà importanti, perché prima parlavamo di Biella, ma sicuramente Casale è una realtà che sta lavorando molto bene a livello di settore giovanile. Forse noi Biella e Casale siamo quelli più strutturati a 360 gradi. Poi ci sono tutta un'altra serie di società che magari hanno un settore inteso come annate in cui lavorano particolarmente bene. Però no? A Torino non ci sono altre foresterie per giovani giocatori di basket. No, diciamo Torino che siete gli unici. Sì, da questo punto di vista sì. E dicevi, sono quasi come dei figli, ma rispetto a tutta l'attività che fai, avere 500 ragazzi da coordinare, a cui organizzare l'attività sportiva e poi avviarli verso l'agonismo, insomma, in fin dei conti poi anche i loro percorsi di vita spesso saranno influenzati da quello che hanno fatto da giovani con il basket. Come ti fa sentire? Beh, sicuramente una grande responsabilità, soprattutto tutti hanno esigenze diverse, quindi la più grossa la difficoltà al mattino quando uno si sveglia è capire se riusciremo a soddisfare le esigenze di tutti, che è il nostro obiettivo comunque. Va bene, noi dobbiamo chiudere, stiamo terminando la puntata, ti ringraziamo Andrea Bausano, dirigente della PMS Basket di Moncalieri, ringraziamo voi tutti che ci avete seguito finora e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Altro Campo, tutto lo sport intorno a te.